Pyramid Azir activated. Lasciai Woden sulla porta della sua camera antipanico. Scherzi del destino. Blood aveva chiesto la mia benedizione per uccidermi. Avrei giocato di rimessa, reagendo alle mosse di Vlad e facendo piazza pulita dietro di lui. Non più. Sta iniziando, presto, vieni dietro, sta iniziando! Ehi, tu! Le avventure di Capitan Manza da Baseball. Episodio 166. Allarme! Un intruso nell'edificio! 10 a 1 che Max Payne in cerca del capo! Ti ricordi di me, sceriffo? Sono mai! Immagino di essere un fuorilegge criminale! Tutti pronti! Preparate le armi! Eliminatelo! Ancora una volta, Capitan Mazza da Baseball è sfuggito alla trappola del demone. Riuscirà a salvare la ragazza Ciclo Elmo prima che il demone riesca a trasformare in un terzo circolo pericoloso di sequel di Hollywood che si ripetono in eterno? Go! Lo scoprirete nel prossimo episodio delle avventure di Capitan Mazza da Baseball! Codardo! Oh. Fermatelo, prima che salta lassù! Dove? Dove? Là! Lo sta cercando! Fermateli! Dopo la mezzanotte. Piacere di conoscerti, mio carissimo. L'uomo che non ha nulla da perdere. Chi è il più spietato spara metafore di Dio? Ripuliti con loro. Chiama il 555. Si accorgerà di noi solo dopo che lo avremo fatto fuori. Hai sentito qualcosa? No, e faresti meglio a chiudere il becco, sarà lui a sentire noi. Credo che dovrei dare un'occhiata. Dannazione!
cosa? Non riesco a sentirti. Qui è vicino. Furgoni della compagnia di pulizia, le tute dei ripulitori, le armi da fuoco illegali, le prove evidenti che dietro a tutto c'era Vlad. Povero. Ok, cosa è successo? Qualcuno mi ha detto di raccogliere tutto. Sento ancora dei colpi di arma da fuoco. Ovvio che non è morto. Sceriffo muore solo alla fine. Bene, Ben, sono qui, l'ufficio del boss. Vieni, sto aspettando. Facciamola finita.
Perché ci hai messo tanto, sceriffo? Paura? Vlad e Mona erano in rotta di collisione. Se ne avessi trovato uno, probabilmente avrei trovato anche l'altro. Vlad era alle calcagna di Vinny. Mi aveva lasciato una traccia da seguire. È presente un nuovo messaggio. Vlad, sono io. Dove sei? Ho bisogno di te. Sto andando al cantiere. Winterson? Lo farò io. Mi occuperò di entrambi al posto tuo. Non lo so, è forse un crimine. È contro la legge essere felici. Non ti hanno visto con il mio ragazzo. Non ti hanno visto con me. Mi manchi, chiamami. La maschera si crepò, rivelando tutto il marciume sottostante. La confessione della Winterson non mi purgò dalle colpe, mi fece sentire ancora peggio. Avevo un appuntamento con Vlad da Vinny.